Benvenuti alla 185esima puntata di Pillole da Montecitorio, è la settimana che va da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre. Il lunedì, come di consueto, la discussione generale su tre provvedimenti, due blocchi di mozione e una proposta di legge. Le prime mozioni erano quelle concernenti i criteri del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Poi c'è stata la discussione generale sulle proposte di legge che riguardano la modifica alla vigente normativa, in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico, quelle che più comunemente sono chiamate le proposte in favore degli esodati. E poi il terzo blocco di mozioni riguarda la sicurezza, in particolare le iniziative per garantire adeguate risorse ai comparti della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, con particolare riferimento all'assunzione del personale. Questo lunedì, martedì, nella mattina le consuete interrogazioni e poi dalle 11 abbiamo iniziato a esaminare il provvedimento che riguarda la modifica della disciplina dell'ordinamento forense. Molti emendamenti, molto problematico l'esame, tant'è che alla sera è stato sospeso, avendo approvato soltanto gli emendamenti e gli articoli fino al 18. Poi il provvedimento è stato rimandato, anche perché alle 7 c'era necessità che si riunisse la commissione bilancio da una parte e finanze dall'altra per esaminare invece gli emendamenti che riguardavano il provvedimento del governo, la cosiddetta delega fiscale. Delega fiscale sulla quale abbiamo iniziato a lavorare mercoledì mattina, ma intorno dopo la discussione generale, cioè intorno alle 4, perché alle 2 è stato presentato l'emendamento, poi sono stati valutate le ammissibilità, insomma la favola alle 4, il governo ha posto la fiducia che è stata votata alle 4 di giovedì, e poi si sono fatti, in realtà le fiducia erano 4 perché erano su 4 articoli, hanno portato via tutto giovedì, e nella mattinata di venerdì si sono fatti gli ordini del giorno e poi il voto finale. Quindi riprenderemo la prossima settimana, che è particolarmente delicata perché arriverà alla Camera la legge di stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, e sarà la sessione di bilancio per la Camera, una sessione molto impegnativa, prima nelle commissioni e poi in aula, ma ovviamente di questo vi darò informazione. C'è una novità o una seminovità di cui vi devo dare informazione, ed è riguardo la legge elettorale. Il Senato ha approvato una proposta base in Commissione Affari Costituzionali, proposta base che, come sapete, ha visto il voto contrario del PD e dell'Italia dei Valori, e che ripropone le preferenze oltre a un premio alla coalizione o al partito del 12,5%, ma in realtà questo premio viene dato ai partiti o alle coalizioni che arrivano al 40%, senza che aggiungo altro. Rendete conto di che cosa vuol dire dal punto di vista anche della tenuta dei governi, ma non c'è dubbio che almeno un primo parziale obiettivo lo abbiamo raggiunto, e quando dico abbiamo mi riferisco non solo alla mia iniziativa di Sciopero della Fame, ma anche a quella di tanti cittadini che ormai dal mese di agosto in una staffetta stanno accompagnando questa mia iniziativa, perché perlomeno siamo arrivati a un punto di inizio quantomeno. Io sono molto dubbioso, ve lo dico francamente, sul fatto che nelle trafile tra Camera e Senato, e soprattutto sulla base di una proposta di legge così scombiccolata, sarà possibile ottenere qualche risultato reale, però intanto vado avanti con la mia iniziativa, perché la mia iniziativa era nata e voluta per ottenere che il Senato, almeno al Senato, fosse licenziato il testo di una riforma, e finché questo non accadrà andrò avanti, il che presumo che comporterà ancora dei giorni. Dopodiché, quando il provvedimento passerà alla Camera, per quanto mi riguarda inizierà una battaglia parlamentare durissima, perché ritengo nel merito questa legge elettorale qualcosa di assolutamente inadeguato, e sono confortato dal fatto che nel messaggio che il Presidente della Repubblica ha mandato ieri al Presidente Schifani vengono evidenziate e segnalate alcune esigenze che diciamo sono tutte interne anche al dibattito che non solo io ovviamente, ma il mio partito e tanti altri hanno aperto sulla inadeguatezza di questa legge elettorale. Ma ripeto, vedremo come evolve la situazione. Per ora è tutto e vi auguro un buon fine settimana.